Hello, sono TheDuelist92 e bentornati all'Axe Karma. I soliti piccoli disclaimer. Se non avete visto il video precedente in cui c'ho una lunga e appassionata analisi per questo mazzo, lo trovate in descrizione. In descrizione trovate anche l'URL della lista e il timestamp ai gameplay. Inoltre, solito disclaimer, se siete assolutamente nuovi e non avete mai installato Legends of Runeterra, vi consiglio di andarvi a fare i tutorial, magari di fare qualche partita e dopo tornate e vi aspetto a braccia aperte. Detto questo, torniamo a giocare l'Axe Karma e ripartiamo non esattamente da dove ho lasciato, perché ho fatto qualche game così a caso negli ultimi giorni. Ok, Freljord Shadow Isles con quei campioni. Potrebbe essere una versione di Spider, o forse potrebbe essere una versione di Fearsome, non lo so. Giuro non ho idea di contro cosa sto giocando, ma non cambia granché. Conservator è una carta decente da tenere, ma giusto in caso si tratti di Fearsome o di cose strane, lasciamo perdere. Inoltre c'è di meglio da ottenere, quindi mulligan completo. Penso sia più una versione di Freljord Spider che altro. Il classico doppio pass del destino. Lady Elise, where are you? I must get out of here. Sì, sembra una versione di Endure Spider, di Freljord Spider. Che non mi preoccupa. Abbiamo trovato Standalone. Come dicevo nel video precedente, in questo tipo di mazzo è abbastanza importante cercare aggressivamente un costo 3 e Standalone. A meno che non siamo contro aggro. Contro aggro le priorità cambiano, ok? Ora, in questo matchup, io so che lui non ha modo... Non ha una spell che possa uccidermi Shadow Assassin adesso. Se stessi giocando contro Piltover, per esempio, attaccherei con Shadow Assassin in modo da baitare Mystic Shot o Get Excited e usare Standalone per counterargliela. Non è questo il caso. Lump non ha niente che può farmi due danni con quel mazzo, in quelle regioni, quindi vado direttamente Standalone e picchio. Partire con un grosso elusivo più Standalone in questo matchup è la cosa migliore che possiamo fare. Mamma di gran lunga. Questa Shadow Assassin potrebbe vincere la partita da sola. No. Ok, questo è un attacco un po' complicato. Non ha niente che possa farmi 4 danni e io eventualmente voglio iniziare a ridurgli il campo. Quindi inizierei a uccidere Omen Hawk. Ma non vorrei fargli attivare cose strane tipo Black Spear. In realtà Black Spear non fa niente, fa 4 danni e non penso ci sia nient'altro di strano. Non è che gli sto bloccando qualcosa, cioè non farà Mist Call su Omen Hawk, non farà ste cagate, quindi Crawling Sensation mi sta bene, detto francamente. Avrei potuto giocare intorno a Crawling Sensation. Non penso me ne freghi più di tanto. Sembra che lui sembra avere una mano bella lenta lui, che è un'ottima cosa. Con questo mazzo non abbiamo bisogno di fare niente. Se non c'è bisogno di fare una giocata, non la fate, ok? Questo è esattamente il tipo di partita lenta che questo mazzo vuole. Ora, è rimasto a 7 mana, quei mazzi non dovrebbero giocare Vengeance, anche se lo giocano ho un'altra Lux in mano. Lux potrà prendere un block gratis. E direi che lo prendo il block. Ora, voglio impedirgli di prendere vantaggio. Questo è importante. Ad esempio, se blocco qui,
e uccido lui e gli evoco un ragno, non voglio bloccare qualcos'altro così, per esempio, per impedirgli di fare Elise ed Elise livella. Così blocco due danni, il danno che prendo me ne frega relativamente poco, sono pieno di cure. E Lux canticchia, va bene. In questo momento si è incartato da solo e si è incartato tantissimo. Non gli libererò il campo se non fa comodo a me. Questa mi sembra una karma abbastanza safe. Ho anche mana per deny se vuole provare a fare cose gustose. E anche se sembra che abbiamo 8 di vita, potremmo perdere. No, siamo in una posizione proprio assolutamente dominante. In realtà potremmo provare a chiudere adesso di Lux. Non abbiamo proprio il mana per farlo questo turno, ma potremmo provare a fare cose con Lux, non lo so. Blood Awakening, sti cazzi. Comunque la giocata più safe, nel dubbio sempre la giocata più safe, in questo caso è giocare Karma. Ora, potrei usare una Health Potion come super mega sicurezza. Sì. Normalmente queste misure di sicurezza un po' esagerate non le consiglio con questo tipo di mazzo. Però difficilmente arriveremo a turno 10 dove importa davvero avere Health Potion. E dai, alla fine è un Health Potion, pazienza. Ora blocchiamo con Lux già da qui. Posso anche mandare Shadow Assassin a bloccare. A questo punto se Shadow Assassin muore me ne frego poco. Iniziamo con Spirit's Refuge. Questo ci mette in una posizione fin troppo safe, ok? Potremmo fare altro, potremmo fare ripost, single combat, probabilmente lo faremo. Ma usate le vostre risposte una alla volta se potete permettervelo. Non abbiate fretta, fondamentalmente, ok? Ora, come ho detto prima, potrei cercare di chiudere la partita. Tra questo turno e il prossimo potrei generare due laser. Ma non ne vedo un gran bisogno. Potrei usare single combat. Forse single combat lo uso. Gli uccido un ragnetto, guadagno un laser. Sì. Usiamo single combat, perché Lux è 5 di 6. Single combat ci livella Lux e ci permette di uccidere anche un ragnetto, di fargli danno. Probabilmente, cioè, la partita finirà al prossimo turno a questo punto, quindi lui fa Vile Fist sul suo stesso Menhok per non farmi partire la... mossa carina. Va bene, te la concedo. In questo caso Vile Fist, cioè in questo caso single combat sarebbe stato GG, mi sarei curato di altri 4. Gli avrei ucciso uno, gli avrei fatto un laser. No, sarebbe stato un disastro per lui. Ora, quest'altro Vile Fist, a parte curarsi fuori dal range di Shadow Assassin, potrebbe avere Elise. Così avrebbe 4 ragni e potrebbe avere Elise. O potrebbe anche avere dei Huendur. Ma, francamente, sti cazzi, cioè... Se anche non, per qualche motivo assurdo, non dovessi vincere il prossimo turno, picchiando di Shadow Assassin, ho tutta la roba... di Shadow Assassin e di Laser... Ho tutta la roba che mi serve per vincere, quindi... Normalmente questo non è un matchup così dominante, però a me è andata bene, a lui evidentemente è andata male. Avrei dovuto usare Twin Disciplines su Shadow Assassin, ma non cambierà niente. Questa partita, francamente, questa partita era vinta già il turno prima. Me la sto solo prendendo molto molto safe. Qui abbiamo la possibilità di fare un altro... di creare un altro laser con reinforcements e di tirargli anche quello. GG. Ha pescato male, noi abbiamo pescato bene, l'abbiamo asfaltato. Questo mazzo è strano, l'ho giocato parecchio e ancora non sono in grado di dire quali sono i matchup buoni, cioè veramente buoni, di questo mazzo. Giuro, è stranissimo. Sono in grado di dire i matchup cattivi, ma quelli buoni, insomma.
Comunque, la prima partita è durata pochino, considerando che un control lento, 10 minuti, un game, oh, ci sta. Magari riesco a fare stare tre partite e non riesco a non arrivare a 40 minuti, eh? Si sa mai. Questo è anche uno dei matchup in cui carte come Navori Highwayman, che avete visto, ho pescato alla fine. In questo tipo di matchup è abbastanza utile. Quando Endure Spider parte meglio di così, lui è partito veramente male. Quando parte meglio di così, spesso nonostante un mazzo control riesce a metterci abbastanza pressione. In quel caso è molto buono avere a disposizione... Oddio, ho perso il filo del discorso. Avere a disposizione Navori Highwayman, scusate, ho perso il filo del discorso, ero concentrato sul matchup. Ora... Ho già giocato una volta contro questo mazzo. Questo mazzo è un control anti-control che sta diventando popolare ultimamente. Ci gioco di più ogni giorno che passa. Ci gioco più spesso contro ogni giorno che passa. Se è quello che penso e dovrebbe esserlo, è full late game Ezreal Elise, pieno di controllo con Corina. Ok? Questo matchup è abbastanza duro. Ho deciso di tenere l'Ax specificamente perché è un mirror, un control mirror, ok? Lui gioca control, sono 99% sicuro che l'Ezreal è un bait. Ho visto tante persone giocare monocopia di Ezreal solo per confondere gli avversari. Sono 90% sicuro che sia Corina, Corona, control, come lo chiamano i bimbi fighi. Oh, Brood Awakening. Tiero. Ora, abbiamo due possibilità. Navori Highwayman in questo caso è interessantemente buono. Ah sì, Navori Highwayman. Con due mana, gli abbiamo tolto due terzi di una spella a 5 mana. Direi che è worth. Direi che è worth, cazzo. Un mana lo bruciamo, perché... Pazienza, questo mazzo brucia mana. Se non vi piace bruciare mana, non fa per voi. Oh, mamma che mano. Ok, sta mano è on fire, una cosa incredibile. Un altro Blood Awakening. Mystic Shot, sti cazzi. Ora, potrei proteggerla. E normalmente la proteggerei, ma ho una mano troppo carica. In questo momento, in questo caso, avere la 2-2 elusiva me ne frego proprio. Me ne frega proprio il cazzo. Ora tutto quello che voglio fare è Karma, con due, non una, due Twin Disciplines che la possono difendere. E turno dopo ho due Spirit's Refuge, ho l'Ax, ho tutto, ho tutte le difese. Ok, Champwamp è strano, normalmente Corina contro normalmente non gioca Champwamp, forse non è Corina. Forse, e ripeto forse, è veramente Ezreal. O almeno è una versione strana di Piltover Shadow Isles Control in cui non gioca Corina ma gioca Ezreal, che penso sia una cagata. La versione con Corina mi piace molto. Ora ho 6 mana, potrei giocare l'Ax ma mi lascerebbe senza mana e quindi senza risposte. Ora come ora io voglio difendere Karma. Se Karma può sopravvivere, vinco, ok? E l'Ax che entra in campo un turno di ritardo, sti cazzi, cioè veramente non me ne può fregare di meno. Tra parentesi c'è da dire che aver giocato Conservator non mi ha dato nessuno svantaggio. Se avessi avuto due Twin Disciplines avrei assolutamente conservato, non avrei giocato il Conservator. Ma dato che ne avevo una sola e non potevo fare niente con 6 mana che non posso fare con 5, dai. Forse in questo caso avrei dovuto usare Spirit's Refuge, ma dato che non sto bancando molto mana, ho preferito rimanere efficiente. Questo turno avrò la possibilità di fare l'Ax, ma mi lascia ancora senza mana per difendere Karma. Che è una brutta cosa. Ok, Ezreal 3 di 8. Probabilmente... Allora, adesso... un po' dura.
perché, che ci crediate o no, potrei addirittura finire per usare Shadow Flare. Usare Shadow Flare però mi farebbe ritrovare con poca vita. Oppure posso giocare Shadow Assassin e bloccare con Shadow Assassin. Ripeto, non voglio giocare Lux perché mi lascerebbe con 3 mana e quindi impossibile bloccare con Karma. Ok? Karma deve vivere. L'obiettivo è sempre arrivare a avere Karma e Lux al turno 10, se è giovane domani. La cosa bella di avere Karma così in campo... Karma richiede molte protezioni, ma la cosa bella di averla così in campo è che continua a generarci risorse. Quindi assorbe risorse, ma genera anche risorse. Ora, cosa posso fare? Non posso uccidere nessuno dei due Champwamp. Bloccarne uno serve solo a bloccare danno. Che francamente adesso non è una brutta cosa. Il prossimo turno è turno 8. E probabilmente Lux potrà entrare in campo finalmente. Quindi... non penso mi servirà la Shadow Assassin. Non ho bisogno di... Non ho fretta. Ho Lux, ho Karma, ho una Karma di riserva in mano. Quindi, E giusto per essere onesto, avrei potuto lasciar morire Karma e poi rigiocare un'altra Karma. Ma così è più diretto, così è più semplice. Ne giochi una, la proteggi. Tutte le risorse che ho speso per proteggere Karma sono risorse che costavano di meno di una seconda Karma. No. Ezreal è ancora 4 di 8. Abbiamo tirato una deny perfetta. Abbiamo guadagnato 3 mana su questa deny. A un mana non può fare niente che tolga la barrier e tolga un HP a Lux. Quindi Lux è safe. Stand United. Lux è 4 di 6. Quindi prima di giocare qualcosa come Stand United vorrei spendere mana in una spell. E vabbè, l'Edros ce l'ha comunque, ok. Ora la questione si complica. Potrei usare Will sull'Edros. Will sull'Edros è praticamente la stessa cosa che ucciderlo, il danno lo prendo comunque. Però ho un laser da tirare su Champwamp. E adesso devo solo prendere tempo. Inoltre devo togliermi una carta dalla mano perché sennò... Dovrei togliermi due carte dalla mano perché sennò brucio. Brucio una pescata. Uno dei problemi di Karma è che a volte crea carte ingiocabili come Deathmark e ci restano inchiodate in mano. Ma vabbè. Devo ricordarmi che il suo mazzo non gioca molti... Come si dice? Non gioca molte unità, a parte di Spiderling, se non gioca Blood Awakening e cose simili. Quindi i laser non avranno tutta sta rilevanza. Sono sempre forti perché sono sempre laser, però... Alla fine dei conti penso che bruciare una carta sia ok, non ho intenzione di buttare niente di quello che ho in mano, quindi... Bruciato standalone, che è perfettamente inutile, quindi... Questione è complicata. Voglio curarmi assolutamente. E penso di voler spendere anche quella Twin Disciplines per curarmi di più. Quindi. Il problema è che se carico anche Twin Disciplines su Karma, sono abbastanza vulnerabile a una Vengeance. Detto questo, me ne frega qualcosa? Non direi proprio di non tanto, perché ho un'altra Karma in mano. Quindi se deve giocare Vengeance e non fare nient'altro per tutto il turno, mi sta bene. Questo ci aggiunge due laser, tra parentesi, quindi lui non vuole sviluppare. E gli fa la fottuta bellezza di tanti danni. Avrei potuto anche usare Back to Back.
Ma lì starei un attimo rischiandomela troppo. Ok? Static Shock non me ne frego. Ezio le 6 di 8. Ho ancora single combat in caso volessi tirare. Così non brucio niente. Quei tre danni glieli... sarebbe bello fargli quei tre danni, ma... per ora non c'è modo di farglieli. Sto pensando se c'è qualcosa qui che posso giocare. Non c'è niente. Boh, abbiamo 17 di vita. Realisticamente siamo safe. Sto cercando ancora di pensare come possiamo perdere questa partita. Se gioca Ledros, Ledros qui sono 9 danni, che sono tanti, ci porta a 8. Dopo Ledros potrebbe avere qualcosa come Ezreal, che è completamente... No, non è neanche livellato Ezreal, è 6 di 8 ancora. Lol. Ledros purtroppo non possiamo fermarlo, però possiamo usare Stand United... dare doppio in realtà possiamo anche usare qualcosa di stupido tipo Shadow Flare. No, Stand United è onesto, la partita non penso durerà tanto. Stand United ci genera doppio laser ci fa fare almeno 2 danni al suo Nexus e non può giocare unità, quindi open attack GG. Ledros normalmente è una carta fortissima contro control, perché fa veramente tanto, fa veramente troppo danno e tutti i turni, ma d'altra parte Lux Karma. Questa è la dimostrazione, spero sia la dimostrazione definitiva di quanto sono sgrave Lux Karma insieme, ok? Ora, una cosa assolutamente non necessaria, ma tiro questo Inside of Ages. Potrei aspettare, mi darebbe più carte, ma non penso che riuscirò mai a tirar fuori più di 2 carte. Ho la mano troppo piena, quindi E ora non riesco a immaginare un modo in cui lui possa curarsi di 4 e uccidermi una di queste due. Anche se in realtà non ho tante protezioni in mano, le ho usate tutte, quindi continuiamo e vediamo come va. Questo è stato un matchup molto strano, ma in realtà sarebbe andato abbastanza... cioè, è praticamente Corina Control, solo una lista più scarsa di Corina Control, insomma, dai. Forse giocava veramente 3 Ezreal ed era veramente un mazzo Ezreal, o forse era Corina Control, non ha visto le Corina e c'ha mono Ezreal. Ho visto parecchia gente farla quella cosa. Ok, oggi è la giornata dei ragni, va bene. Ho beccato di nuovo Endure Spider. È un mazzo che sta guadagnando un sacco di popolarità in ladder. Ora, tenere Karma è davvero troppo greedy. Tenere Health Potion e Single Combat non serve a niente. Tenere Standalone è necessario. Ok? Questo è uno di quei casi in cui non solo perché puoi giocare una carta, cioè non devi giocare una carta solo perché puoi giocarla. In questa mano Highwayman 2 sarebbe l'errore più grande che potete fare, ok? Highwayman 2 ci impedisce Standalone, soprattutto adesso che ne ho pescato un altro, cioè porca puttana. Ci impedisce Standalone e sì, di Alice me ne frega niente, tanto non lo posso bloccare. E ci renderebbe abbastanza morta la mano. Questa è un'ottima mano che potremmo rovinare, avremmo potuto rovinare completamente giocando Highwayman, ma anche Conservator, al turno prima.
This is my cause. Mandiamo lui all'attacco. Ignorantissimo. Sto seriamente sperando che lui blocchi. Ma seriamente sperando. Brood Awakening. Non ho bisogno di usare Standalone adesso. Allora, un paio di cose. Prima di tutto, non usando Standalone, c'era la possibilità che lui bloccasse con Elise. Non è una possibilità molto grande, ma francamente dei 3 danni in più e della 3 cura in più adesso non me ne frega abbastanza. Preferisco dargli l'occasione di fare un errore così grosso. Ok? Seconda cosa. E inoltre poteva anche usare qualcosa tipo doppio Vile Fist, bloccare con uno e Vile Fist, non lo so. Preferisco sempre baitare removal con Standalone. Seconda cosa, questo è un buon deny, ok? Questo deny impedisce ad Elise di livellare, e questo deny impedisce a Elise di diventare 3-3, che poi sarebbe diventata 5-3 e avrebbe contestato Awakener. E no, cioè avrebbe fatto un board enorme, non vedo perché farglielo fare. Ora sto insistentemente non giocando single combat. Lui probabilmente sa che ho single combat in mano, ok? Penso che sia abbastanza sveglio da averlo capito. Ma non giocarlo subito gli fa iniziare a venire dubbi. Inizia a pensare magari sta bluffando, magari non ce l'ha. O magari è scarso, cioè magari lui pensa che sono scarso, o magari lui è scarso e gliene frega niente proprio. Quindi, nel dubbio, questa è una scelta stilistica, io preferisco sempre bleffare con Standalone invece che buttarlo e picchio, ok? Ora, io ho 2 possibili strade da questo punto in poi. Posso mantenere Awakener da solo. E questo mi tiene vivo Standalone. In realtà ho 3 possibili strade. Tengo lui da solo, passo e ho la possibilità di fare un altro Standalone. Oppure gioco altre unità e uso qualcos'altro per proteggere Emerald Awakener. Oppure gioco Standalone adesso, così posso giocare le altre unità. Queste sono 3 linee abbastanza distinte. E in realtà non ho bisogno... Non ho bisogno di fare niente, ok? Vediamo come spende il mana che gli ho fatto tenere. E questo è qualcosa che non mi preoccupa per niente, ok? Proprio preoccupazione uguale 0. Ora, la pescata di Lux è abbastanza interessante. La mia idea originaria era attacco, se lui blocca ripost. Dato che ho pescato Lux, ora vorrei iniziare a metterla qualcosa in campo. Quindi decido di attaccare e di tenere Standalone pronto, ok? Standalone pronto lo porta fuori dal range di Archer. Posso tirargli una riposta se mi fa qualcosa di strano, tipo questo. Ed è così che si baita un brutto fight. Lui ha sacrificato il 4-2. E ha sacrificato una magia su uno Standalone che comunque gli avrei dato in ogni caso e su una riposta che, vabbè, l'ho usata, pazienza. Ora, ho 2 mana restanti. Vorrei avanzare un po' di mana per il turno dopo, ma non è necessario. Lux, a differenza di Karma, può entrare anche se non hai mana da parte. E questi due contestano bene il board di 1-1, ok? Ora, questo pass è strano. Questo pass potrebbe rappresentare Ruination. Il tipo di mazzo gioca Ruination abbastanza consistentemente. Quindi finché non spende il mana, almeno in questo turno, o almeno finché lui non mette qualcosa di valore in campo, io Lux non la gioco, ok? Giocare Lux adesso è il modo migliore per prendersi una Ruination e avere una mano completamente morta. Immaginate questa mano senza Lux e senza campo. È GG, ok? Attacco intero. Inoltre non ha neanche attaccato. Non è che dice ha attaccato, magari vuole fare qualcosa di strano. No, ha proprio passato a turno 7. Nel suo mazzo ci sono c'è carte che non poteva giocare il turno prima per via di mana. C'è solo Tryndamere, che di solito è monocopia. Quindi mi sta quasi garantendo che ha Ruination in mano, ok? Io non voglio giocare contro Ruination. Potrei anche tenere questa Lux qui ad aspettare,
finché non pesco una Denai. È molto realistica come possibilità. O finché non pesco una Tralax o qualcos'altro da fare. Il problemino è che questo non è un matchup in cui puoi permetterti di aspettare troppo troppo tempo. Ora, lui ha usato Brood Awakening, che sia tutto un bait per fare uscire fuori Lux e poi fare Ruination. Potrebbe. In realtà il prossimo turno, se fa Ruination, gli restano 3 mana. E io posso sempre usare Will su Lux. Quindi in questo momento ho un'assicurazione contro Ruination, ok? E tra l'altro lui l'ha capito benissimo che io mi stavo tenendo al sicuro da Ruination, ok? L'unico motivo per me per fare una giocata del genere è stare al sicuro da Ruination. Perché dovrebbe attaccare con 3 ragni? Sembra strano, veramente strano. Questo attacco posso farlo passare tutto. E posso anche passare il turno. Gli sto facendo bruciare una buona quantità di mana. E lui ora è livellato. E a turno 10... Cioè, più va avanti la partita, più sono favorito io. L'unica cosa da tenere in considerazione è che questo mazzo di default non ha un counter per Deku Endure. Ok? In genere, normalmente, questo matchup va così. Lui avrà sempre il campo pieno perché il suo mazzo quello fa. E noi cerchiamo di sopravvivere e cerchiamo di gestire dei Who Endure late game, sperando che arrivi Karma prima o poi. Questa mano, se arriva Karma, è devastante. Ora, io potrei livellare Lux in qualsiasi momento, realisticamente, con Recolor Renewal. Ma non ce n'è bisogno. E non ho neanche bisogno di giocare Awakener adesso, ok? Posso andare in full attack, ho modi per proteggere Lux, ho barriera, Twin Disciplines, ho le cose. Non penso di dover fermare questi 3 danni su Lux, penso che posso fregarmene. Alla peggio Lux la rimbalzo con Will of Ionia, anche se Will normalmente la devi conservare per Deku Endure. For the thrill of battle! Trindamer, se possibile, lo gestisci con qualcos'altro. In questo caso potrei usare... prossimo turno potrò usare Twin Disciplines su Awakener, fightare Trindamer, ucciderlo, portarlo a livellare, e poi single combat su Trindamer. Lux è ancora a 0, non ho bisogno di giocare niente, quindi non gioco niente. Chiaro? Non hai bisogno di giocare niente, quindi non giochi niente. Eventualmente una Karma la pesco. Su. Follow my blade. Find enlightenment. Ora, sto pensando che forse questo Awakener molto grosso potrebbe essere un buon modo per tenere a bada dei Quindur. Ah, neanche troppo. Sicuramente voglio proteggerlo. E direi che il modo più economico per proteggerlo è Twin Discipline. Discipline of Fortitude. Vabbè, Twin Disciplines, dai. La Discipline of Fortitude di Twin Disciplines. Devo tenere a mente. Anzi, non è che lo devo tenere a mente. Mi sa che lo faccio adesso. Ritual of Renewal è su un alleato. Ma che bastardo. No, io il 10-12, il 12-10 qui non lo voglio perdere. Penso che inizierò a giocare per proteggerlo aggressivamente. Quindi Spirit's Refuge. Pushing my limit. Sta rappresentando che ha seriamente paura di questo coso. Forse ha un Deku Endure in mano che non è abbastanza grosso, non lo so. My wisdom is on my... I'm not done! E ora una bella cosa per tutti quelli che non lo sapessero: se dai Ephemeral a Trindamer, muore comunque dopo. Cioè, livella, ma è comunque Ephemeral e ha combattuto, o anche se passi, ha passato e quindi muore.
Ora, ho intenzione di counterare questo Glimpse. Posso farlo e non vedo motivo per non farlo. Posso usare la salute di del mio coso grosso qui. Tanto da 10 a 8 non cambia niente. Sto solo aspettando che lui, Mr. Coso Grosso, diventi un po' basso di vita, tipo 5-6 di vita, e gli tiro Ritual of Renewal e lo refullo e pesco una. Potete vedere anche, non pescando Karma, cioè questo mazzo arriva al super late game senza Lux, è un po' un problema. Ma se arrivi senza Karma non è sto gran problema, ok? Tra parentesi, il danno è andato face perché il laser di Lux ha overwhelm, ok? Ah, ti sei scoperto, amico mio, eh? Proprio 12 dopo, preciso, va bene. This is my cause. Lux è a 2 di 6, quindi non posso generare un laser a velocità burst. E direi che attacco. A parte che se deve mandare dei Huendur su Awakener, a me starebbe anche bene. Decide di fare così, e io ovviamente... No, cioè, non serve neanche dirlo. Ho conservato due Will in mano apposta. Ora, ci stiamo pericolosamente scoprendo... Contro Ruination, ok? Pericolosamente scoprendo contro Ruination. Ha il mana per farlo, gli sto facendo tornare in mano quello grosso, quindi devo stare in campana. Potrei dover usare un altro Will su... cioè potrei dover usare il secondo Will, per esempio, su Lux, perché la mia mano è abbastanza nulla. Invece non ce l'ha, rigioca dei Quendor, perfetto. Tra l'altro con un Awakener così spropositatamente grosso, penso non me ne freghi proprio niente. Ora, non gioco Ritual of Renewal se lui non mette qualcosa da laserare. Non voglio laserargli il 12-12, mi sembra un po' inutile. Anche se in realtà... No, è inutile, non c'è niente da fare. O Will. La considerazione era curare lui a full vita e poi farlo sopravvivere al fight con Twin Disciplines. Ma non c'è bisogno. Soprattutto se fa così. Ora, uno dei due lo rimbalzo, l'altro dei due morirà nel fight con Awakener, quindi... Unlucky. Lux è 0 di 6. Devo stare attento, voglio conservare la magia grossa adesso per quando calerà degli 1-1, perché eventualmente qualche 1-1 me lo deve calare, sennò perde. Alla peggio, ripeto, se ha qualcosa come Bile Fist su Awakener, qualcosa così strano. Alla peggio abbiamo perso un Awakener. Dei Huendur in questo matchup è la minaccia enorme, ok? Quando arrivano anche 13-13 sono quasi ingestibili. E ce ne vuole veramente. Pescata morta. Poco ce ne frega. Face. Le minacce in questo matchup sono Ruination... che alcuni ne giocano magari due o tre, qualcuno ne giocano una o due, e dei Huendur. Ora, lui sta cercando di preparare un grosso attacco. Forse avrei dovuto usare Twin... forse ho perso l'occasione di vincere. Avrei dovuto usare magari Twin Disciplines. Sto pensando a tutti i modi in cui questa partita possa andare male. E ho bisogno di pescare, perché sta preparando una chiusura, fondamentalmente. Sta preparando a chiudere magari con 3 dei Huendur più... che ne so, un Atrocity, che in queste liste spesso giocano un Atrocity. Potrei ancora perdere, eh? Se arrivasse Karma le cose cambierebbero, ma potrei ancora perdere. E devo sempre tenere a mente Ruination, ma a questo punto Ruination non mi preoccupa più di tanto, perché lui ha in campo 2 Endur. Ok? Quei due dei Huendur che ha messo in campo per lui sono cruciali. Quindi non vuole fare Ruination. Sono talmente confident sul fatto che non vuole fare Ruination che adesso gioco Emerald Awakener.
No suffering, so we may end it. Atrocity dritto sul Nexus mi sta quasi bene. Se ha un'altra Atrocity posso fare qualcosa per salvarmi? No, se ha un'altra Atrocity ho perso. Sono uscito dal mana di Will. Normalmente non le gioca nessuno due Atrocity. Però se ha due Atrocity ho perso. Ho perso togliendomi dal mana di Will. Non avevo mai perso questo matchup in questo modo. È veramente strano. Ok, non me lo potevo aspettare. Una versione con due Atrocity non me la sarei mai potuta aspettare. Ok? Non ho avuto occasione di mostrare molti matchup. Soprattutto non ho avuto occasione di mostrare aggro come matchup. Che è quello un po'... quello per cui è fatta la lista è che è quello un po' più frenetico. Ok? L'ultima partita l'ho persa un po' a figura di merda. Giocare il secondo Awakener non era necessario, era giusto una precauzione in più. E mi ha fatto andare fuori dal mana di Will e fuori dal mana di Deny, che mi avrebbero tenuto in vita invece. Lui stava aspettando di fare doppio Dequendur con doppia Atrocity. Beh, vabbè, pazienza. In ogni caso, questo è Karmalax. Avrei voluto, forse in futuro, posterò altri video su Karmalax, perché veramente... l'ho giocato tanto per arrivare a una lista del genere, ci ho messo tempo. Ed è un mazzo che mi piace, è un mazzo lento, controlloso, che mi piace. Ora, per quelle pochissime persone che sono arrivate qui in fondo, vi dico una cosa. A seguito di questo video, ci sarà il mio primo video in inglese sul canale, che sarà fatto sempre di più Karmalax, con di nuovo un'analisi simile a quella che ho fatto nel video di prima e gameplay. Se doveste volere più gameplay, potete controllare il video in inglese. Spero che il mio inglese di merda non vi faccia accapponare i capelli. Va bene, 2 di 92 saluta, se siamo visti.